Ciao amici bonelliani, vi scrivo dalla mia quarantena, che immagino sia assolutamente identica alla vostra, per cercare di intrattenervi qualche minuto parlandovi del mio prossimo lavoro in uscita non riguardante l'Old Boy, ma una storia completamente diversa con personaggi assolutamente nuovi che uscirà per la serie Audace. Sulle date ormai nessuno osa dire nulla perché abbiamo paurissima di fare progetti, ma insomma ci auguriamo che le cose vadano come tutti auspicano che, insomma, che vadano. E questo lavoro si chiama 10 ottobre, è un lavoro che è stato concepito qualche anno fa ed è stato concepito già con incorporato un disegnatore. 10 ottobre è una storia che è nata per essere un volume unico, poi invece lungo la strada abbiamo deciso di poterla suddividere anche in tante piccole parti che tra di loro poi si raccordano e si richiamano. È molto difficile parlare di questo nuovo lavoro per il semplice fatto che la base di questa storia è ciò che non deve essere ancora rivelato. Diciamo che a muovermi è stato l'approccio diverso al concetto di morte rispetto a quello che abbiamo oggi. È una storia che racconta molto di morte, eppure no, in realtà non la racconta. E in questo universo che è un universo meraviglioso, chiamiamolo futuro distopico, non saprei definirlo, non saprei neanche dirvi in che tempo si svolge, perché è un tempo che è stato cristallizzato. Diciamo che si svolge in un tempo che si rifà all'America degli anni 50-60. Quindi tante belle villette basse, tanta gente contenta, tanti colori pastello e dei personaggi che apparentemente sono tutti quanti felici. In questo universo, appunto, da sfera, no? Di vetro con la neve che se la scuoti, scendono i cuoricini, si aggirano i protagonisti di questa storia. Ora, io vi ho detto che l'ho concepita già con un disegnatore, ed è vero. La mia idea era che Mattia Surroz fosse in assoluto il disegnatore più vocato a raccontare le linee sottilissime dei passaggi emotivi di questi personaggi. Questi personaggi sono sette, sono tutti diversi, di età diverse, di carattere diverso, di approccio diverso alle cose e sono stati forzosamente messi insieme per fare un pezzo di strada, di un cammino comune che non è stato scelto da tutti loro. La parte più difficile di questa storia che parla di morte, ma parla anche di vita, che parla di un mondo perfetto che è profondamente imperfetto, di personaggi che dovrebbero essere sempre assolutamente felici, ma non lo sono. Il punto di vista è quello di un bambino che sta per compiere 11 anni. È difficilissimo riuscire ad avere un punto di vista onesto sul mondo partendo da un'età che quasi nessuno di noi davvero ricorda. È stato un lavoro di grande ricostruzione sia della mia memoria che della memoria di Mattia, che attingendo insomma a quella che è l'esperienza con la mia figlia maggiore, perché le altre non ci sono ancora arrivate. A 11 anni come si approccia la morte? Come si approccia la vita? In che misura si riesce a comprendere quello che ci sta succedendo intorno, soprattutto se quello che ci sta succedendo intorno è enorme e sostanzialmente mostruoso? Il nostro protagonista ce lo insegnerà e ce lo insegnerà andando in parallelo alle reazioni che hanno invece persone lontanissime da lui. Abbiamo una bambina di 3 anni, abbiamo una donna di 70, abbiamo dei personaggi centrali che abbiamo cercato io e Mattia di differenziare anche graficamente moltissimo, proprio per andare a contrastare questo senso di uniformità che invece c'è per tutta la storia. La storia racconta di un mondo che è uguale per tutti, è un mondo in assoluto equilibrio. La parola equilibrio viene spesso ripetuta e non si può dire che sia un mondo infelice, ma non si può nemmeno dire che sia un mondo giusto.
Tanti sono i temi di cui non posso parlare. È una storia che certamente verte tantissimo sui personaggi, ma anche una lunga parte di tensione, definirei quasi avventurosa quella parte lì. E tanto lavoro è stato fatto, soprattutto da Mattia, anche sui colori, sul concetto di palette, su ciò che viene trasmesso non soltanto dalle immagini, ma dall'atmosfera che le immagini hanno in contrasto con i colori che la circondano. Su questo spero che ve ne parlerà lui. È stato un lavoro per me bellissimo. Abbiamo collaborato con gioia, ci vogliamo molto bene, siamo molto amici. E lui ha trovato delle soluzioni grafiche, soprattutto una che è alla base di tutto l'albo, che per me sono eccezionali e fantastiche. Quindi, quando arriverà, spero che ve lo potrete godere. Essendo una storia mia, non sarà una storia rassicurante, per cui mettetevela via subito. Però è una storia che ho sentito tanto e sono molto, molto, molto emozionata all'idea che possa incontrare sia i lettori che già mi conoscono, sia i lettori che non mi conoscono, perché davvero è una chiave nuova anche per me. Ci ho detto, buona quarantena, teniamo duro, stiamo tutti uniti, facciamo tutte le cose giuste, facciamo del nostro meglio, siamo umani, siamo fallibili, quindi tenendo conto anche di questo, cerchiamo di fallire il meno possibile, almeno nell'aiuto reciproco gli uni con gli altri. Buona quarantena.